Ciao ragazzi, oggi ci troviamo qui nel mio nuovo garage, infatti da allestimento, e vi farò vedere poi bene o male cosa combinerò. Vi parlerò anche del ponte sollevatore moto della Kiko Utensili, ma oggi vi voglio parlare del banco da lavoro, in particolare di questo qua che ho acquistato su eBay della Tech Take. Ne ho montato uno, non ho completato il montaggio perché il secondo, che monteremo insieme, di cui vi farò vedere sia un unboxing che un timelapse veloce per il montaggio, lo voglio imbullonare a questo, creando una struttura unica, sperando che, non mi voglio anticipare nulla, sperando che diventi un po' più stabile. Quindi vi parlerò di questo banchetto, vi spiegherò i pro e i contro di un banchetto economico, cercherò di farvi capire i limiti di questo banchetto. Quindi fino a dove può arrivare questo e dove parte uno professionale, robusto e costoso. E vi farò vedere appunto quindi unboxing e montaggio di questo banchetto della Tech Take. Tutto questo dopo la sigla, vai! Allora ragazzi, questo, togliamo il grandangolo, ok, questo è il contenuto della confezione, arriva in questa scatola qui e vediamo che ci sono tutti i componenti, sia i pannelli in MDF che la struttura in metallo, ogni componente è numerato, vedete? Questo perché le istruzioni non hanno nessun testo, ma sono solo immagini con il numero dei componenti da assemblare. Sono istruzioni molto intuitive, molto semplici, basta guardare bene l'immagine, il verso in cui lo stanno montando proprio appunto nelle istruzioni, rispettarle viene tutto molto facile. Quindi possiamo partire per il montaggio. Vai! Ho fermato per un attimo il timelapse perché vi voglio fare vedere come montare la guida scorrevole, perché non è indicato, o quantomeno il disegnino è talmente piccolo che non si capisce. Oltretutto presumo che loro prevedano che la guida arrivi già assemblata, ma assemblata non è. Dopo diverso tempo ho capito che bisogna far scorrere, vedete qui c'è la fine della guida che finisce più stretta. Qui c'è un invito in plastica, si accoppia in questo modo, si inserisce la parte più stretta nella guida in plastica e si fa scorrere fino a quando sente tac. Ok, si è sentito, forse non con l'audio, ma l'ho sentito io col tatto e la guida è montata. Molto semplice. Ok.
banco, il banchetto è assemblato, anche se non ho stretto tutte le viti, ma sono solo appuntate. Possiamo vedere che appunto per questo motivo il banco oscilla un po', si muove un po'. Questo vuol dire che i fori dove far passare le viti non sono del diametro perfetto delle viti, sono un po' più larghi, quindi questo gioco è il gioco che ha a causa dei fori un po' più larghi delle viti. Proviamo a stringere tutte le viti e vediamo se migliora la stabilità. Allora, abbiamo finito di montare, di stringere tutte le viti. Il banco è diventato abbastanza rigido, abbastanza solido. Considerate che non ho utilizzato le viti autofidettanti per bloccare i pannelli in MDF, perché io mi lascio sempre il jolly di sostituirli o di girarli quando si rovinano. E considerate anche che sulla parte superiore del pannello forato e sulla parte inferiore, quindi in corrispondenza della parte interna qui, ci sono due fori che non vengono utilizzati per la struttura, ma che possono essere utilizzati per bloccare il banchetto a muro, quindi con due tasselli, uno sopra e uno sotto. Sicuramente diventerà molto più stabile, se non addirittura già solo così è diventato molto stabile, pur essendo un banchetto da lavoro tra virgolette leggero. Però oltre a questo, io ora cosa voglio fare per renderlo ancora più stabile, siccome comunque lo spazio a me non basta, unirò questo banchetto all'altro. Vediamo che succede. Allora, ecco i due banchi, uno di fianco all'altro. Per poterli assemblare insieme e fare in modo che diventino una struttura unica, devo togliere tutti i bulloncini laterali in modo da sostituirli con alcuni un po' più lunghi, rondelle e dadi che mi sono già preparato. Andiamo a fare questa operazione. Ok, ecco il banco, i due banchetti da lavoro uniti in un banchetto unico. Come vedete, in tutti i punti in comune ho fatto passare dei bulloni da banco a banco, così che non c'era lo spessore di quelli della testa in mezzo ai due banchi. Così è perfettamente allineato, unico livello, e devo dire che la stabilità è diventata parecchio parecchio alta. Considerate che non ci sono nemmeno i piedini, ma vedete, la struttura è davvero stabile ora che sono insieme. Il punto debole di questa struttura è, come avevo detto prima, il pannello in MDF, che io avrei due soluzioni: se avete il banchetto singolo, o lo sostituite con un pannello intrucciolato di 2 cm o qualsiasi altro legno più resistente, sia al peso che ai liquidi, perché vi capiterà di smontare qualcosa che contiene liquido, se cade sull'MDF gonfia e diventa una schifezza. Oppure farvi fare un pannello unico, così non avete nemmeno questa feritoia, che in modo che diventa un banco unico e molto resistente, però appoggiato sempre sopra il MDF. Proviamo a appoggiarlo al muro e vediamo che la stabilità è aumentata parecchio, però a causa delle mattonelle il livello non è eccezionale, quindi monterò i piedini in gomma tagliando a metà quelli che vanno nella parte centrale, perché sennò non riuscirò a inserirli.
Ok, gommini messi, doppio banco al muro, situazione molto più stabile. Possiamo mettere i pannelli inferiori e vediamo il risultato. Faccio vedere qualche dettaglio. Le maniglie, il cassetto che ha un pannello che va bloccato con dei fori appositi sulla struttura, ha la doppia maniglia. Si consiglia di tirarlo contemporaneamente perché sennò si sgancia un solo lato e l'altro rimane agganciato. Il cassetto ha il blocco di fine corsa e un blocco finale per evitare che si apra da solo. Ok. Due misure. Il banco pesa veramente poco, sono circa 27 kg. Il pannello superiore e il pannello inferiore sono spessi 6 mm, infatti quello inferiore secondo me è una cosa da sostituire immediatamente. Un piano di appoggio, il banco da lavoro, è spesso 1 cm. Il telaio, se si può chiamare telaio, è una lamiera a L, tutti i giochi di pieghe, con tutta la vernice è spessa quasi 1,5 mm, quindi la lamiera è spessa 1 mm. Quindi 27 kg, 1 mm la lamiera, 6 mm inferiore e superiore, 1 cm il pannello in MDF piano del piano di lavoro. Va bene ragazzi, eccoci arrivati alla fine. Come vi avevo promesso all'inizio, vi darò qualche consiglio in merito all'acquisto di questo tipo di banchetto. Perché comprare un banchetto simile e non comprare un banchetto molto più costoso e robusto? Intanto è un banchetto, secondo me, che non è destinato a un utilizzo professionale, anche considerando alcune modifiche, alcune migliorie che uno potrebbe fare, comunque rimane un banchetto per lavori leggeri, quindi se lavorate di elettronica, se aggiustate la vostra PlayStation, la TV, lo smartphone, se fate qualche lavoretto di hobbistica, va più che bene, va benissimo. Se dovete mettere un cambio di una macchina qua sopra, il pannello si sfonderà, se non addirittura si piegheranno, come è successo a me in un banchetto che avevo in precedenza, si piegheranno le lamiere e il peso. Potrebbe diventare un banco per un hobbista un po' più esigente, ma non un professionista, se ha comprato a coppia, assemblato insieme, fissato a muro e con qualche upgrade come i pannelli inferiori, magari un intrucciolato di 1 cm, bello spesso, un piede centrale sotto il pannello inferiore e il piano da lavoro unico appoggiato sopra i due pannelli di MDF, ad esempio di intrucciolato spesso 2 cm. Non pensate nemmeno minimamente di mettere una mostra qua, perché alla prima torsione o trazione il pannello si alza, in quanto è sprovvisto di punti di ancoraggio alla struttura. Quindi ottimo rapporto qualità-prezzo, abbastanza rifinito, la verniciatura è abbastanza resistente, infatti io l'ho strisciato a terra e non si è nemmeno sporfito, e comprende tutti gli accessori che vi servono per il montaggio, tranne gli attrezzi, un giravite a croce e una chiave inglese da 10. Se vi piace il banchetto della TechTake, guardate il link in descrizione. Se vi è piaciuto il video, mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!